pronti per fare il giro trail da 25 km del trail Sacred Foreste. Fuori nuvolo, un leggero venticello, non piove, vediamo. parte, signori, vediamo un po' come va questa giornata. Il tempo è questo è l'eremo e andiamo, forza, 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 dai che ci si diverte. Oh, per gradire, pronti via, ho già il fiatone. Questo è il panorama. Il sentiero, sopra di me ci sono le nuvole, ma sopra vedo già il sole. Conto di vederlo. Questa è la prima salita impegnativa. Bello. Se fosse tutto così, il sentiero sarebbe uno spettacolo. Bello, bello e bello. Avanti. Questo è il mio sentiero da seguire fino all'S1 che torna indietro. Guardate qua, che piccolo spettacolo. Ah, sì. Questa è la prima discesa da godersela, perché poi dovrò fare un'altra salita non ripida come questa, però mi porterà fino ai 1200, quasi 1300. E poi non ci resta che piangere. Citazione del film Trepidotti. Spettacolo, spettacolo. E di nuovo spettacolo. Corro e mi sento bene. E come potrebbe essere differentemente? Guardate qua. Acuti 1170, ora si svolta, si continua a scendere in questa direzione. Lame. Non c'è il sole, ma lo spettacolo è unico. Vi lascio un attimo in silenzio. Per me questo potrebbe essere il paradiso. Mamma mia. Avanti. Un tratto corribile, molta acqua, come si può vedere. Terreno umido. Forse la altra Lone Peak 6 è la scarpa giusta. Pensavo di aver sbagliato scarpa e dover mettere la Salomon Speed Cross, ma direi che tutto sommato il grip è buono, anche perché mi sono lasciato dietro qualche discesa tutta di acciottolato, strada fatta con le pietre.
ma fortunatamente pietre abbastanza ruvide, quindi con una buona presa, mai una scivolata. Per il momento direi ottimo. Come si vede qui, un po' di sole timido si affaccia, tant'è che mi sono tolto guanti, cappello e si va via bene. Buono, molto buono e soddisfatto. A dopo. Adesso qua lascio il sentiero Acuti per prendere l'S1. Acuti, Gioghetto, Fangacci, li prenderò dopo i Fangacci. Questo è quello che può capitare di incontrare su questo tragitto: mulattiera lastricata di sassi. Ripeto, tutto sommato il grip è ancora accettabile. Guardate qui, che bello. Adesso qui c'è soltanto da arrampicare e, se la memoria non mi inganna, arriviamo su a 1200. Pian pianino, un passo dopo l'altro, e ci arriviamo. Qua si sale, è passata circa un'ora, credo, e questa sia la salita che mi porta alla prima cima, vetta, a 1200. Poi c'è tutto un bel discesone, vediamo se corribile o no. Temperatura accettabile, come quelle di questo periodo, quel freddo che non ti dà proprio fastidio, ma ti fa capire che fai parte anche tu del gioco. Ti punzecchia, ti infastidisce, ti lascia tranquillo. Bello, una bella sensazione. Non è quel freddo che si barbella, no, non si barbella, si sente freddo in alcune parti del corpo, ma è gestibile. Diciamo che siamo sulla soglia del comfort. E io mangio. Sono al 10° chilometro. Adesso dovrei arrivare alla svolta tra il sentiero Acuti, che continua in questa direzione. Io invece devo svoltare decisamente a destra per stare parallelo al confine tra Toscana e Emilia Romagna, comunque all'interno dell'Emilia Romagna. Là sotto c'è un po' di sole, qui invece coperto, ma va bene così. Temperatura giusta, bella. Là in fondo, voi non lo vedete, ma c'è un laghetto. Poi vedremo se in fase di smanettamento del filmato si riesce a riprendere qualche cosa, a migliorare il dettaglio. Ecco qua, qua siamo al crocevia. Vediamo un po', secondo me devo andare su di là, esatto, di qui la lama, passo della crocina e la lama di nuovo. Adesso vediamo di non sbagliare sentiero, 207, vediamo se è quello giusto, ma direi di sì, svolta decisa a destra. Eccolo qua. Qua in teoria adesso ci facciamo tutta l'Emilia Romagna, il confine sta a destra e andiamo avanti così. Atmosfere veramente suggestive, veramente belle, rilassanti. Guardate un po' questo sottobosco,
Che spettacolo! Questo dal punto di vista montano forse è il paesaggio che mi piace di più, anche se lo so, i puristi questa non la considerano montagna. Ma guardate che bello, sentite che silenzio. Passo della Crocina, 1380, fangacci, ma noi li prenderemo dopo, lama da dove sono arrivato, e qui abbiamo invece Campo dell'Agio. Secondo me devo andare giù di qua, ma vediamo, proviamo, qua funziona così, bisogna provare, e poi vediamo. Questo non è l'Osbo, lo si capisce dal fatto che hanno tanti capelli, mica come noi. Guarda qua, cappelloni. Ciao! Capanna Passo Fangacci, qui devo andare. Questa è la strada che devo seguire. Io arrivo qua da Badia Prataglia. Dai, sentiero 72, qui mi dà un'ora. Anche meno, dai, su, avanti, dai. Un altro paesaggio, sono gli ultimi 5 chilometri e siamo in mezzo a questo bosco di non so che cosa, però anche questo c'è il suo perché. Molto più luminoso questo perché sono piante a foglie caduche. Speriamo di non aver detto la castroneria del giorno, e quindi in questa stagione la luce raggiunge il sottobosco, mentre l'altro tipo di bosco era un bosco dove le foglie sono costantemente attaccate ai rami e quindi filtrano molto di più la luce, quindi siamo un sottobosco più scuro, più buio. Tutte e due molto suggestivi. Quello di prima a me piaceva di più per quel senso di tranquillità e di rilassatezza che trasmetteva, ma anche questo non scherza assolutamente. Poi sentieri tutto sommato tracciati bene, belli larghi, nessun pericolo, proprio da escursione, da gruppo vacanze Piemonte, insomma, tranquillo. Dai, ultimo sforzo e poi sarà dura trovare una birra, ma io il primo baretto mi ci fiondo. Fangacci.